Buongiorno a tutti, io credo che Luciano Bottaro da lassù abbia voluto avere con sé vicini tanti amici, per quello che forse è anche merito suo di questa giornata col sole che ci ha voluto regalare. Quindi gli porgo un saluto amichevole soprattutto perché con Luciano nel 1972 siamo entrati praticamente assieme, ufficialmente, dentro al castello, passando proprio di qua, perché nel 1972 c'è stata la prima edizione della Mostra Internazionale dei Cartoonist e Luciano ne era stato uno dei promotori, dei fautori, insieme allo studio BRC con i suoi amici, e tra quelli c'ero anch'io come iscritto allora al CRIO, al Circolo Rapallese di iniziativa universitaria che aveva promosso col comune l'azienda di soggiorno l'iniziativa. Ma al di là di questi ricordi, questa giornata ha un tono tutto particolare, credo, perché grazie anche alle figlie di Luciano Bottaro abbiamo scoperto che un ex voto che è su nella sala del castello, dove quest'anno abbiamo dedicato agli ex voto marinari una parte di Mare Nostrum, c'era proprio un ex voto dipinto da Luciano Bottaro. Era un bozzetto e ricordava il caccia torpediniere Antoniotto Uso di Mare attaccato da un sommergibile, quindi silurato, e uno dei marinai, un rapallese, era riuscito a tornare a casa e aveva portato l'ex voto con questa avventura, con questa disavventura per meglio dire. E proprio si era rivolto a Luciano perché ricordasse con quel bozzetto da portare a Montallegro quel naufragio. E credo che quando poi saliremo su a visitare questa piccola mostra con i disegni che Luciano Bottaro, grazie ai familiari, sono tutte tavole originali che riguardavano il castello, sullo sfondo sia di Paperino che di Pompon, di Pinocchio, di Pepito, di tutti i personaggi che lui ha creato, sempre in una storia, alla fin fine c'era sempre questo castello sullo sfondo che lui amava. Bene, io sono contento che la civica amministrazione, raccogliendo un po' le istanze anche di tanti rapallesi, di alcuni periodici, tra cui ricordo Penisola, il periodico dell'ANFAS che io dirigo da 10 anni, aveva raccolto e messo in prima pagina proprio questa istanza assieme a tanti amici, e sono lieto che questa amministrazione, devo dire in tempi rapidi, ha voluto intitolargli, dedicargli questa piazzetta così da lui amata. E un'ultima cosa, poi lascio la parola al nostro sindaco, e devo dire che Luciano Bottaro per noi, per la città, per tutti credo anche, con questo suo amore sviscerato per la sua città, per il castello, abbia voluto in qualche modo anche promuovere all'estero il nome di Rapallo, perché le storie di Pepito, così come tante altre, per anni
hanno preso il mercato sudamericano, il mercato europeo, in Francia soprattutto, con le sue avventure. Quindi prima di passare alla benedizione e dallo scoprimento della targa a lui dedicata, passo la parola al sindaco, avvocato Mentore Campodonico. Grazie a voi tutti di essere qua. Oggi siamo qui per onorare il ricordo di un rapallino vero, Luciano Bottari. Siamo qui ad un anno dalla sua scomparsa per rivivere una vita dedicata sempre, anche nel suo lavoro creativo e di respiro internazionale, alla città che amava tanto, la nostra Rapallo. Una città che non lo dimenticherà e che ha voluto rappresentare concretamente attraverso questa intitolazione affetto e stima. L'orgoglio di aver avuto come concittadino uno dei più noti e prolifici autori del fumetto umoristico italiano e internazionale va oltre la nutrita schiera degli appassionati per coinvolgere anche chi non è addentro nel fantastico mondo dei fumetti. Vorrei però dire una parola sull'uomo Bottari, sull'uomo legato fortemente alla nostra terra e dalle bellezze della natura ed in particolare il mare e i nostri boschi. Un uomo che ha portato i segni delle nostre tradizioni liguri in storie che sono state pubblicate in tanti paesi europei e non. Citerò poi un'indimenticabile tavola a fumetti dove alle spalle di Paperino svetta l'inconfondibile sagoma del nostro antico castello. Concludo con l'auspicio che i giovani di oggi rileggano le tante storie create da Luciano Bottari, storie che ci hanno regalato tanta allegria e divertimento, ma che contenevano anche tanti messaggi positivi e di speranza per un mondo più sereno. Messaggi che oggi in tanti dovrebbero probabilmente recepire e approfondire. La splendida carriera che ha percorso Luciano Bottari è anche un patrimonio della nostra città. Il suo nome qui scritto ce lo ricorderà insieme ai tanti suoi personaggi che continueranno a raccontare le sue storie. Passiamo allo scoprimento della targa della nostra piazzetta e chiamo la figlia di Luciano Graziella che assieme al nostro sindaco abbasserà il tricolore. Avvicina anche Don Lelio Roveta, il nostro arciprete, che procederà alla benedizione.